Buon pomeriggio e ben ritornati. Nuova puntata di Ogni Maledetto Sabato. Sono le 14.35. Poi, e il vostro... ritardo, esatto. Sì, vabbè, comunque la sigla di apertura che ci prende sempre un po' di tempo. Buon pomeriggio da Marco Roberti. E appunto, che condurrà per voi questa nuova puntata di Ogni Maledetto Sabato, insieme come al solito con Valerio Cenzi. Salve a tutti. Matteo Giuseppone. Salve. Non c'è Daniele Scuffia. E sì, e poi lo ricorderemo anche perché insomma no, sì, lo ricorderemo così perché è stato non sempre acquistato dalla radio cinese. Sì, anche lui, anche lui. Cannavaro, anche lui. E però invece c'è il nostro amico Valerio Delli Paoli che è venuto a trovarci. Ciao. Salve Valerio. A tutti. Mi mancava un laziale. Ecco. Quindi, c'è anche l'applauso dello studio che qua è numerosissimo. Bene, cosa dire? Anche oggi c'è tanta carne al fuoco, no? Come diciamo, sempre, no? Come diciamo spesso, ma effettivamente ce n'è. Anche oggi un'altra giornata di Serie B che si preannuncia molto importante, molto emozionante. Vado subito come al solito da Valerio che ci informa un po' sui match in programma. Sì, tanta carne al fuoco, abbiamo detto, ben 6 partite alle 15, una alle 18 che chiuderà appunto il programma di giornata che è la gara che si giocherà al Francioni tra Latina e Carpi, e ci saranno numerosi posticipi, ben 3 domani, di cui due alle 15, una alle 17.30, e poi chiuderà la giornata il match del Bentegodi tra Verona e Ascoli che si giocherà lunedì ore 20.30. Ma andiamo subito a vedere le partite di giornata che seguiremo insieme. Cominciamo da Bari Frosinone, Benevento Entella, Cittadella Perugia, Salernitana Brescia, Spal Cesena e Spezia Avellino. Direi di andare subito a vedere qualche formazione. Sì, intanto volevo solo ricordare una cosa, che oltre a seguirci su Facebook, su Instagram, su Twitter, potete anche interagire con noi via WhatsApp. Praticamente lo step successivo sarà fare una recensione su TripAdvisor sostanzialmente. Comunque insomma ci potete interagire via WhatsApp con noi. Ci è arrivato anche il primo messaggio di giornata da Eugenio che ci consiglia di sopprimere il laziale, che qua immagino che sia Valerio. Quindi voglio dire, interagite con noi. Bisogna specificare oggi perché non vorrei che gli ascoltatori fraintendessero. Non sono io il Valerio della Lazio, no, appunto, insomma, no, mettiamo ci tengo a queste cose. No, no, beh, ma fai bene. Comunque vi ripeto solamente il numero, che è 320 69 22 565, se volete appunto messaggiare e commentare quello che noi diremo in diretta. Valerio, insomma, ti lascio la parola visto che stavi parlando. Sì, andiamo a vedere le prime formazioni che sono già uscite. Abbiamo le formazioni della partita tra Bari e Frosinone, con appunto una partita molto interessante, no? Il Frosinone per cercare appunto di non perdere punti per la sfida alla Serie A. Sì, soprattutto e insomma Bari, appunto, per non mollare la zona playoff. Andiamo a leggere dunque subito le formazioni con i padroni di casa, allenati da Stefano Colantuono, che schierano Mika in porta, difesa a 4 con Swagger, Capradossi, Tonucci e Daprelà. A centrocampo tre appunto centrocampisti, Furlan, Bascia e Fedele, mentre davanti agiranno Brienza, Galano e Antonio Floro Flores. Per i ciociari, gli ospiti, difesa a 3 per Pasquale Marino, che schiera Bardi in porta, e appunto a 3 la difesa con Terranova, Ariaudo e Krajinc, e a centrocampo Fiamozzi, Maiello, San Marco, Soddimo e Mazzotta, con dietro alle due punte appunto che sono Dionisi e Daniel Ciofani. Va bene, ok, allora possiamo passare invece a un'altra partita che è in programma in questo pomeriggio. In particolare andiamo a Benevento, dove la squadra di casa, che è un po' in crisi nelle ultime partite, deve riprendersi, scusate, morire, e contro si troverà
La Virtus Entella che invece ha ricominciato a vincere, ha ricominciato a pedalare. Andiamo quindi a vedere le formazioni in campo. Il Benevento col 4-3-2-1 con Cragno in porta, in difesa Venuti, Lucioni, Camporese e Lopez, a centrocampo Buzzegoli, Cipsa e Del Pinto, poi Sissé sarà dietro le due punte, insomma, con Ceravolo che verrà affiancato da Ciciretti, uno dei grandi talenti che hanno portato il Benevento così in alto a sorpresa. Per quanto riguarda l'Entella, 4-3-1-2 con Jacobucci in porta, Belli, Ceccarelli, Pellizzer e Baraglie in difesa, Moscati, Troiano e Palermo a centrocampo, e poi Ammari che nelle ultime partite sta facendo molto bene in gol contro il Bari, per lui sarà dietro le punte, che come al solito saranno Catellani e Caputo. E ora passo la parola invece a un'altra partita. Andiamo a Cittadella. Andiamo, sì, a Cittadella, andiamo a Cittadella. Andiamo a Cittadella, dove si giocherà Cittadella Perugia. E una partita appunto anch'essa molto interessante. Il Cittadella non vuole assolutamente perdere l'ottavo posto che occupa in questo momento, che appunto la vede a quota 43 punti in un gruppo di 4 squadre, proprio con il Perugia, con il Bari e con il Novara, e con l'Entella e lo Spezia a rincorrere a 2 punti di differenza. Allora andiamo subito a leggere le formazioni, con il Cittadella che si schiera con Alfonso, Salvi, Benedetti, Valzania e Varnier, poi Iori, Bartolomei, Pelagatti, Vido, poi in attacco Litteri e Chiaretti. Il Perugia si schiera invece con Brignoli in porta, Fazzi, Volta, Monaco e Di Chiara, con Brighi, Gnaure, Dezzi, Mustacchio davanti Di Carmine e Terrani. E andiamo a Salerno. A Salerno, sì, andiamo, vai, a Salerno. A Salerno c'è la partita alle 15 contro il Brescia. In palio punti pesanti per entrambe le squadre per raggiungere la salvezza. Bollini deve fare i conti con squalifiche e infortuni, ma conferma il 4-3-3. Quindi uno scontro veramente che vale doppio, visto gli appena 2 punti che dividono le squadre in classifica. Andiamo a vedere come si schiera la Salernitana con Gomis, Vitale, Bernardini, Ronaldo, Coda, Rosina e poi Tuglia, Minala, Zito, Perico e Sprogati, che è un po' la sorpresa di quest'oggi in casa salernitana. Per quanto riguarda il Brescia, Minelli, Antersi, Colì, Blanchard, Dall'Oglio, Caracciolo, Calabresi, Romagna, Andoge, Martinelli e Torregrossa. Sì, no, ecco, volevo coinvolgere Valerio adesso sul Brescia, perché nel Brescia è arrivato nel mercato di gennaio un calciatore che te immagino conosci molto bene. Stiamo parlando appunto di Stefano Mauri. Assolutamente. Non so, un pensiero. Ah, beh, Mauri, diciamo che molti non hanno avuto modo di conoscerlo molto bene, siccome giocava nella Lazio in anni soprattutto in cui era abbastanza difficile per noi splendere, se non, però, diciamo, eccezione fatta per 2 anni fa, mi ricordo che Mauri fece una cosa come 10 gol. E sì, devo ha avuto dire delle che stagioni molto importanti. Sì, assolutamente. Sono sempre stato sì, molto Piola, quasi quasi. Sì, sì, certo. Siamo lì. Esatto. Piola, questi grandi campioni. Esatto. Mauri, secondo me, entra benissimo nella cerchia di questi battere. Campionissimi. Soprattutto per la visione di gioco di questo giocatore, che lo vedi a volte sbucare dal nulla, diciamo un po' nella Lazio, diciamo grande abilità nell'inserirsi, assolutamente. E lo stop di petto, non dimentichiamocelo, perché in un'intervista tempo fa lui dichiarò che l'unica cosa che non invidia ai grandi campioni come Messi e Ronaldo è proprio lo stop di petto. E lo confermo, questa non la sapevo, una curiosità che mi piaceva diffondere. Sì, no, beh, hai fatto bene, anche perché insomma dello stop di petto di Mauri se ne parla poco, no, evidentemente. Si parla poco di Mauri, un gran giocatore. Intanto ci arrivano tanti messaggi. Ah, ecco, leggi un po' i messaggi. Sì, ricordiamo di scrivere il nome, no? Perché no? Firmatevi, perché abbiamo anche rimanere anonimi se vogliono. Allora, me. Abbiamo Federico che ci scrive: grande Mazzotta, gran giocatore, grande tecnica. Grande tecnica. E in più salutiamo anche Margherita che ci saluta. Un saluto anche all'ospite speciale. Ciao, grazie.
E poi c'è un altro ascoltatore che ci dice che la Lazio è sempre la migliore. Io vorrei dissociarmi da tutto ciò. Sei contrariato? Come quel tifoso c'è, con la... c'è, anche un, c'è anche una minaccia molto, c'è anche un'aperta minaccia contro appunto, so, il laziale. Ne prende e, parecchio. Appunto ci ricordano di una certa Samantha. Che non vorrei, non vorrei Mauri, fare, casa non vorrei fare lasciate illusioni. Perdere, lasciate perdere. Queste sono tutte invenzioni della stampa. Ah certo, per affossarvi. esatto. Quindi ricordiamo, continuate a scriverci numerosi e mi raccomando firmatevi, così se volete farvi riconoscere, se volete farvi riconoscere, altrimenti se scrivete insulti sarete, non vi firmate, cioè, ma non li leggeremo, diciamo, insomma, o forse sì, dipende. Firmatevi se dipende. Non volete se passare sono... come semplice ascoltatore. Allora, se gli insulti saranno condivisi dallo studio dalla maggioranza più uno dello studio, non lo so, sto iniziando a pensare che gli insulti saranno condivisi soltanto se indirizzati verso il laziale. La cosa non ovviamente mi piace molto. La cosa non doveva neanche essere puntualizzata. Perfetto. Va bene, okay, andiamo avanti nella... così con le formazioni. Passiamo adesso, possiamo passare a quelle del Cesena, sì, che affronta la SPAL quest'oggi a Ferrara. E appunto, sia a Ferrara, la SPAL che adesso condivide il secondo posto con il Verona. Poi Valerio andrà a leggere anche la classifica. Comunque appunto la SPAL la giornata scorsa non è riuscita a ottenere il bottino pieno, si è fatta rimontare dal Verona al secondo posto, quindi deve ricominciare a vincere. Per quanto riguarda il Cesena invece, la squadra di Camplone non naviga in acque felicissime e quindi deve certamente, ha bisogno di disperatamente di punti. Andiamo a vedere le formazioni. La squadra di casa si schiera col solito 3-5-2 con Merè in porta, Bonifazi, Vicari e Cremonesi in difesa, Lazzari, Schiattarella, Castagnetti, Mora e Costa a centrocampo, e la coppia d'attacco confermatissima con Ante Nucci e Floccheri. E poi faremo intervenire Valerio anche su questo altro ex Lazio, grandissima lui qualità. Andiamo a vedere il Cesena invece, che si schiera con Gazzi in porta, Doncor, Rigione, Ligie, Di Roberto in difesa, Crimi, Schiavone, Conè e Renzetti a centrocampo, e poi anche qua coppia d'attacco con Panico, questo giovane